Se c'è una cosa che Ornella Vanoni, 90 anni compiuti, ha in comune col suo ex Gino Paoli, è la capacità per molti considerata un lusso di poter dire ciò che vuole. E non si tratta solo di una concessione alla sua, veneranda, età. L'artista milanese Vanoni sa perfettamente cosa dice e a chi si riferisce. Ornella Vanoni da qualche anno è una presenza molto ricercata dalle trasmissioni televisive, oggi molto più di prima. Perché, oltre alla classe artistica, il suo modo di fare, fuori dai canoni tradizionali, fornisce sempre materiale, succoso, a chi la ospita. Malgrado l'età, la signora Vanoni continua ad essere un ospite interessantissimo da intervistare. Dito nella piaga sì, Elodie, mi, in occasione dell'uscita del suo nuovo disco dal titolo Diverse, si è lasciata andare spesso lo fa ad alcuni commenti che riguardano delle giovani cantanti. Tra queste spicca la riflessione che ha dedicato alla giovane Elodie Patrizzi. Che, peraltro, partecipa al disco insieme ad un'altra promessa della musica italiana, Dito nella piaga. Mentre su quest'ultima la Vanoni si è sprecata in elogi e complimenti, su Elodie bisogna ammettere che le parole sono state sicuramente molto meno morbide. La Vanoni possiede una grandissima esperienza nell'ambito musicale e, senza dubbio, ha la voce in capitolo per dire ciò che ritiene opportuno, soprattutto nel suo settore di appartenenza. Da più parti la criticano, su Elodie ha detto. Deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta. Indicazioni che arrivano a seguito di alcune critiche mosse alla giovane cantante. Poco tempo fa, dopo l'ennesima esibizione sexy della Patrizzi, alcuni personaggi famosi si sono espressi a suo sfavore. Il fulcro del discorso riguardava il fatto che la cantante puntasse eccessivamente sull'aspetto fisico e si concentrasse poco sull'esibizione canora e sulle canzoni. Forse anche per mascherare un talento artistico non strabordante, da compensare con qualche ammiccamento e con qualche stacco di coscia. I consigli di una grande, se vogliamo, le parole della Vanoni non hanno fatto altro che confermare queste critiche. Suggerendo ad Elodie di riflettere sul suo percorso, valutando con maggiore attenzione scelte ed opportunità. Un consiglio, quello della Vanoni, che Elodie, siamo certi, saprà accogliere e farne tesoro. Proprio adesso che il suo percorso professionale, in forte ascesa subito dopo Amici, che oggi potrebbe subire un brusco arresto se non supportato da scelte corrette. Il rischio di rimanere schiava del suo look, soprattutto sulla scelta dei brani da interpretare, che se sottovalutata potrebbe farle correre il rischio di un calo nel gradimento. Oltre le gambe c'è di più, cantavano Joe Squillo e Sabrina Salerno. Ora è il turno per Elodie di dimostrare la bontà di quell'affermazione sulla sua pelle. I presupposti per una bella carriera ci sono. Il rischio è di trasformarsi in una sexy interprete, dando più peso alla scena che alla sostanza. Elodie dovrebbe solo bilanciare meglio il suo stile sensualmente selvaggio con le canzoni più opportune per il suo personaggio. Anche Gino nel mirino. Ornella non risparmia qualche critica neanche all'indirizzo di Gino Paoli. Al giornalista che le chiede di un possibile ritorno artistico a due, la Vanoni risponde così. Gino Paoli non esce neanche dalla porta di casa, figuriamoci se sale su un palco. La moglie gli ha comprato un tapis roulant, manco quello usa.